Beh, 20 anni d'azzurro, come si possono riassumere in un pensiero sinteticamente? Posso dire che sono il regalo più bello che mi ha fatto la vita. Me l'ha fatto la vita, me lo sono meritato sicuramente, l'ho voluto, non è stato facile. Perché realmente stare tutti i giorni lì e porsi sempre l'obiettivo di non mollare, di reagire alle difficoltà, di confermare dei momenti positivi, è veramente un grande stress dal punto di vista mentale e magari anche fisico. Però il sogno e l'idea di poter rappresentare la mia nazione, sentire per 20 anni l'inno gratuitamente, ecco, solo prima di entrare in gara, e emozionarsi per quello e con quello, aver avuto la fortuna, insomma, di aver vinto un mondiale, aver dato ai nostri cittadini e agli sportivi una gioia così grande, io credo che questo valga veramente una vita. La verità è quella. Non ho mai voluto, diciamo, sposare delle cause nelle quali non credevo o delle cause utilitaristiche. Nella mia vita ho sempre fatto delle scelte, almeno di lavoro e di sportivo, cercando di dare importanza ai sentimenti, al sentirsi parte integrante di un gruppo, nel rappresentare qualcosa, nel cercare di poter sovvertire qualsiasi tipo di pronostico nel caso non fossimo avvantaggiati o non fossimo favoriti, perché quelle sono le cose più belle, ecco, lottare e dannarsi per un qualcosa in cui credi. E l'Italia, come la Juventus e come il Parma prima, per me sono state queste, sono state una specie di modo mi hanno insegnato un modo di vivere. E io per loro ho cercato di dare il meglio, di fare il meglio, di veramente battermi con tutte le mie forze per far sì che il nostro progetto, seppur sportivo, potesse cercare di raggiungere i risultati migliori. Ogni tanto ci sono riuscito, ogni tanto no, però sono sicuramente fiero di. Perché dentro di me so quello che ho dato, quello che ho fatto, ma so anche che ho ricevuto veramente tanto.